Buongiorno, come stai? Spero bene. E siamo giunti al terzo appuntamento con la serie Rai Leonardo. Martedì sera sono andati in onda gli episodi numero 5 e 6. Siamo a tre quarti della serie, quindi si può già trarre qualche conclusione. Nel complesso devo dire che questi due episodi mi sono piaciuti di più rispetto ai precedenti, soprattutto perché la sceneggiatura era, non so come dire, meno cialtrona, ecco. Si è finalmente sospeso un po' quel ritmo frenetico che caratterizzava i primi episodi, nonostante qua ci siano dei salti temporali notevoli, non c'è mai quella sensazione di eventi che arrancano che c'era nei primi quattro episodi, e questo è un bene. Secondariamente c'è un equilibrio migliore tra gli eventi storici effettivamente verificatisi e la fiction storica. C'è un buon equilibrio, insomma. Io considero una buona fiction ad ambientazione storica quando magari sì, gli eventi storici sono piegati per fare narrativa, però lo sono in maniera un minimo intelligente, cioè si prende quello spunto della realtà per dargli magari una declinazione di finzione che può essere interessante ai fini letterario di intreccio. Se lo sceneggiatore riesce a combinare queste due cose bene, sinceramente ne sono sempre contenta. Quello che continua a essere, ma ahimè ce lo dobbiamo tenere, un difetto di questa serie, sì, lo so, sono troppo esigente su questo argomento, abbiate pietà, è che questo Leonardo non è quello che io immagino quando penso a Leonardo da Vinci. È per me un tizio che si chiama Leonardo, fa le cose che ha fatto Leonardo, ma che c'entra poco con lui dal punto di vista della caratterizzazione. Qua gli si è voluto dare un taglio tormentato, drammatico, di persona in preda ai suoi demoni. Viene fatta molto leva sul concetto di sofferenza, che sia un artista che vede la sofferenza. Ma in verità niente di tutto questo era caratterizzante del personaggio di Leonardo. Non emerge per niente nella serie il fatto di essere avanti anche nei costumi, nelle ideologie, di essere qualcuno che era considerato quasi eccentrico, che trainava gli altri, che aveva anche un modo di vestire molto esuberante, che aveva un forte savoir-faire. Questo era proprio connaturato al vero Leonardo, mentre questa lettura qui offre l'immagine di una persona che è totalmente diversa, diciamo quasi all'80%. Questa cosa, se si vuole seguire la serie, ahimè, a un certo punto va accettata per com'è. Del resto, se succede con i personaggi immaginari, che anche a seconda dell'interprete che li mette in scena o dello scrittore che ne riscrive le gesta, hanno una lettura diversa, anche i personaggi storici, nel momento in cui entrano nella narrativa, subiscono di queste caratteristiche. Ogni autore ha la sua visione. Bene, veniamo all'analisi della puntata, come sempre, anzi delle due puntate. La prima, come sempre, comincia con l'antefatto, l'indagine che sta subendo Leonardo con annesso interrogatorio per riuscire a capire se sia stato veramente lui ad avvelenare la sua migliore amica Caterina. Ormai è abbastanza chiaro che Stefano, questa sorta di detective rinascimentale, sia relativamente persuaso dell'innocenza di Leonardo e desideri scagionarlo, nonostante questo andrebbe a suo discapito. Quindi questo presupposto l'abbiamo capito, l'abbiamo assorbito, possiamo andare avanti. Balziamo nel flashback e vediamo una velocissima carrellata di opere leonardesche che vengono saltate nella narrazione, cioè ci viene mostrato che le realizza, però non sono oggetto del racconto, anche per una sorta di omissione. La prima opera che viene mostrata e archiviata è La Vergine delle Rocce, che era così salita alla ribalta qualche anno fa per essere stata anche un po' protagonista nel Codice da Vinci. Qua ci mostrano solo che ci sta lavorando, però appunto fa parte di un montaggio abbastanza veloce. Quello che veramente lo spettatore non riesce a collocare molto sono i due ritratti che vengono mostrati in questo montaggio, che sono rispettivamente la Dama con l'ermellino e la Belle Ferronière, i due ritratti milanesi che Leonardo, quello vero, aveva realizzato usando come modelle due delle favorite di Ludovico il Moro. E quindi la parte divertente è capire
come si collochino qua, cioè sembra quasi che abbiano voluto un attimo mettere questa questione perché era scomoda, non ci hanno mostrato un Ludovico Sforza con una folta corte di amanti come era nella realtà, hanno mostrato anzi un Ludovico molto innamorato della moglie e apparentemente quasi proto-monogamo, comunque non ci si sofferma tanto su queste storielle secondarie. Addirittura la storia con Cecilia Gallerani, la dama con l'ermellino, precede il matrimonio di Ludovico con Beatrice d'Este. Quindi in questa storia con il Leonardo e Eden Turner non sappiamo esattamente in che contesto possa aver realizzato questi due ritratti. Vengono mostrati però immediatamente bypassati. Segue una scena che era presente già nel trailer, che è quella in cui Leonardo fa una sorta di orazione in lode dell'arte, spiegando appunto quale sia secondo lui il ruolo dell'arte, che importanza abbia da un punto di vista umanistico, di come l'arte trasformi la sofferenza in bellezza. Sembravano un po' quelle gare di retorica tipiche dell'antica Grecia o comunque anche solo delle università americane, visto che lo fanno ancora, però penso che questa scena volesse essere una citazione molto alla larga del fatto che Leonardo da Vinci ha scritto un trattato sulla pittura in cui appunto celebrava al di là dell'arte, proprio il ruolo della pittura come attività intellettuale. Ricordiamo che nel Rinascimento c'era una sorta di pregiudizio che vedeva i pittori meno importanti dei letterati. I letterati erano colti e i pittori erano manovali. Invece, caratteristica di Leonardo era quella di considerare quantomeno i pittori degli intellettuali al pari dei dottori in scienze umanistiche. Ovviamente gli scultori no, solo i pittori, ricordiamolo. Ma come in tutta questa serie, ogni momento di gioia viene subito rovinato da un momento di tragedia. Per cui cosa succede nella scena successiva? Muore la moglie di Ludovico con il bambino che portava in grembo. Tra l'altro, è quasi inutile stare a sottolineare le differenze, però lo facciamo come specie di trivia, anche nella realtà Beatrice morì di parto, dando alla luce un figlio di Ludovico, però nella realtà era già il terzo, avevano già dei figli insieme, per cui non è vero come viene mostrato qua che muore al primo figlio lasciando Ludovico totalmente solo. Ecco, siamo rimasti che Leonardo è a Milano, alla corte, dopo aver litigato con Caterina, è da un sacco di tempo che non si sentono. Caterina è tornata a Firenze, fa una vita appartata. In questo episodio quasi non appare, e quando appare non ha tante battute, è un personaggio molto più marginale di quanto non fosse nei primi quattro episodi. E arriva il momento che vi avevo già spoilerato nell'episodio precedente, in cui Leonardo ha la grande delusione, ahimè, di non vedere mai realizzato il suo cavallo di bronzo, perché il bronzo destinato al cavallo, alla fusione, viene invece dirottato a, come si dice nel gergo, carne da cannone, siccome la guerra con i francesi è alle porte. Potrebbero entrare in città da un momento all'altro, c'è bisogno di munizioni e non di opere d'arte. E qui c'è una scena involontariamente comica perché Leonardo si arrabbia giustamente, ma piomba a fare una sfuriata a Ludovico praticamente non proprio durante il funerale della moglie, ma poco ci manca, cioè mentre sta praticamente vegliando il suo corpo in chiesa. Che dici, ok, c'è un momento migliore, Leonardo, capito tutto, però non mi sembra proprio il caso, ecco. E quindi Ludovico gli dà picche, gli dice: senti, il bronzo ci serviva per altre cose, fattene una ragione, tanto sei abituato a non finire le opere d'arte, mettiti l'anima in pace e via. E qua abbiamo, incredibilmente, una prima verità storica in questo episodio, perché effettivamente le cose andarono proprio così. Il bronzo per il cavallo di Leonardo fu destinato a diventare palle di cannone e basta, il cavallo non fu più realizzato, quantomeno non nella versione che Leonardo avrebbe voluto. Ma tutto l'episodio è dedicato a un'altra cosa, a un'altra opera di Leonardo, ovvero alla realizzazione del più grande capolavoro della storia dell'umanità, L'ultima cena. Quindi un po' di gioia, insomma. Dopo tante commissioni andate male, finalmente arriva la storia di quella che è la più grande opera d'arte di sempre, il Cenacolo, nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano. Ludovico lo chiede a Leonardo proprio per commemorare la moglie, che era molto devota, assieme ad altre opere artistiche che andranno a rinnovare
la Chiesa. E quindi tutto l'episodio diventa un pretesto per finalmente parlare del processo artistico di Leonardo, dalla prima concezione dell'Ultima Cena, che abbiamo visto negli episodi precedenti, quando lui vede quella sorta di tableau vivant nella locanda dell'Ultima Cena, fino alla realizzazione definitiva con tutto il travaglio di mezzo, insomma. Ovviamente qua viene di nuovo messo il cliché della creazione come atto tormentato. Se proprio vogliamo essere puntigliosi, viene un po' trascurato quello che è l'elemento di innovazione più importante dell'Ultima Cena, ovvero l'introduzione a questo livello di complessità della psicologia umana all'interno dell'opera d'arte. Ogni apostolo mostra una reazione emotiva diversa alla stessa frase, e non si era visto niente del genere nella storia dell'arte fino a quel momento. Però, al di là di questo, che deriva dal mio essere super pignola su questo argomento, in realtà molti dei punti vengono toccati. Primo fra tutti, la tecnica. Ludovico chiede a Leonardo un bel affresco. Povero Ludovico, povero illuso. Caro Ludovico, credici fino in fondo. Leonardo non amava la tecnica dell'affresco, qua dice che non aveva dimestichezza con essa, ma fondamentalmente non gli piaceva per i motivi che nella serie vengono spiegati, cioè l'affresco non permette all'artista di tornare più volte sulle stesse porzioni di pittura, e Leonardo aveva questo bisogno indomabile di continuare a intervenire e correggere le sue opere. Non riusciva ad avere assolutamente una programmazione a tranci del suo lavoro, doveva continuare a elaborare quello che stava facendo, ed è il motivo per cui la Gioconda continuò a modificarla fino all'ultimo, per esempio. Spiegano molto bene fin dall'inizio che appunto Leonardo decide di non usare la tecnica dell'affresco per l'Ultima Cena, ma una tecnica a tempera, quindi a secco fondamentalmente, salvo poi per tutti e due gli episodi chiamare l'Ultima Cena a fresco. Abbiamo appena finito di dire che è a secco, perché me lo chiami a fresco per tutto il tempo? È una pittura murale. È come quando spieghi a uno straniero che la carbonara si fa col guanciale e non con la pancetta, e lui ti dice sì e continua a metterci la pancetta. Cioè, no? Altra cosa giusta è che dicono che Leonardo, per prepararsi a realizzare l'Ultima Cena, andò molte volte nel mercato, nelle locande, in mezzo ai popolani, per rappresentare i volti umani che vedeva dal vivo, perché voleva che gli apostoli avessero un aspetto il più possibile realistico e umano. Non doveva essere assolutamente una pittura in cui la figura dei santi e di Gesù fosse idealizzata, ma come in tutte le opere di Leonardo del resto, doveva essere una rappresentazione umana, carnale e terrena profondamente. La sua divinità doveva arrivare da altro, da un'identificazione più spirituale in ciò che stava accadendo. Poi, ecco, succede questa cosa molto trash, penso il picco di trash di tutti e due gli episodi, che Leonardo scrive a Caterina e la lettera che scrive è in inglese moderno. Cioè si vede proprio, viene inquadrata la lettera ed è in inglese moderno. E l'assurdo poi va oltre, perché quando Caterina gli risponde la lettera è in italiano moderno. Cioè praticamente le lettere non sono basate sulla veridicità storica, ma sono basate sulla nazionalità degli attori. Siccome Aidan Turner è inglese, c'ha la lettera in inglese, siccome Matilda De Angelis è italiana, allora la lettera è in italiano. Potevate risparmiarvela questa cosa, cioè da una nota un pelo stonata, ecco, quella parte lì. Mettiamola qua. Poi Leonardino Caro dice che ha trovato, con questa nuova tecnica che ha sperimentato per dipingere sul muro, un modo per fare quello che vuole, fondamentalmente senza compromettere la riuscita dell'affresco. Naturalmente Leonardino ha torto, perché sappiamo benissimo che l'Ultima Cena, nonostante il suo essere l'ottava meraviglia del mondo, ha l'unico problema di essere molto cagionevole di salute. Insomma, l'idea di andare a dipingere a tempera su un muro non si è rivelata proprio la più felice. E infatti, piccola parentesi, quella categoria umana di Edgini che si compiacciono di dire che Leonardo era un cattivo pittore si agganciano a cose del genere, cioè che spesso lui, per sperimentare, adottava poi delle tecniche di pittura
che si conservavano male, che avevano dei difetti, che erano deleterie. È successo con l'ultima cena, che per fortuna c'è rimasta, ed è successo con la battaglia di Anghiari, che purtroppo è andata distrutta. Molti dei piccoli fiocchi di neve speciali, tra cui anche storici dell'arte passati alla politica, tendono a utilizzare questa giustificazione per sostenere che Leonardo sia sopravvalutato come pittore, senza tener conto che la pittura è anche altro. Vabbè, ma direi di chiudere la parentesi qui. Mi sono molto stupita perché tutta la parte della realizzazione dell'ultima cena è molto bella, la messa in scena proprio, cioè mi è piaciuta, la userei in un documentario, è fatta bene, sia con gli effetti speciali che fanno vedere il gioco prospettico pensato da Leonardo per la sala in cui si trova l'ultima cena, sia per tutto il montaggio che ce la fa rivivere nel suo svilupparsi, passando da superficie del muro a questo immenso capolavoro. Devo dire che una cosa che questa serie sa fare molto bene sono proprio i montaggi relativi alla realizzazione di alcune opere. Anche, per esempio, mi ricordo nel primo episodio quando era stato montato il pomo dorato sulla cupola, era una scena molto bella. E anche qua diciamo che una delle apoteosi della serie è proprio questa parabola videoclip della nascita dell'ultima cena, che è molto emozionante, molto coinvolgente. E ci facciamo andare bene anche Leonardo e Jessica Fletcher per un momento. Ma intanto il montaggio continua a occuparsi anche di Caterina. E scopriamo una verità scomoda e incredibile, ovvero che le ferite tra le scapole non provocano sterilità. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Infatti, troviamo che Caterina è incinta, contrariamente a quanto le aveva detto il suo medico dell'epoca, che dall'alto di nessuna ecografia, nessuna analisi del sangue e forse qualche sanguisuga le aveva dato una diagnosi di sterilità perpetua. A sto punto io presumo fosse uno sciamano, non un medico, dai, che fosse un parente della maga che aveva detto che Leonardo era maledetto. Intanto la sua vita di corte è ovviamente terminata, sta facendo la lavandaia, sta facendo dei lavori umili, vive nei sobborghi di Firenze e ovviamente comincia a montare un po' di mistero attorno a chi possa essere il padre di questo bambino, perché ci fanno vedere degli sprazzi di vita di Caterina, ma l'abbiamo persa un po' di vista, non sappiamo cosa sia successo nel frattempo né quanto tempo sia passato. Però sicuramente gli spettatori più teneri sono quelli che hanno ipotizzato che il padre del bambino possa essere Leonardo. Cosa avete capito della serie esattamente? Oppure sovrastimate la genialità di Leonardo al punto da pensare che possa aver messo incinta Caterina con lo sguardo? Ok, va bene tutto, cioè io ho una grande stima di Leonardo, ma nemmeno io arriverei a pensare che fosse capace di tanto, ecco. Quindi direi che possiamo considerare implausibile l'ipotesi che sia lui il padre, però potrebbe essere quasi chiunque altro, c'è cioè chi ipotizza che sia Ludovico il Moro, anche in base al nome che verrà scelto per il bambino, che è lo stesso del padre di Ludovico, c'è chi pensa possa essere Bernardo, anche perché non sappiamo bene i tempi in cui avvengono le cose, quindi è anche difficile un po' diagnosticare date del concepimento. Oppure potrebbe essere una figura X che noi non abbiamo neanche visto nella serie. E io, per esempio, ho una mezza ipotesi, però ne parliamo verso la fine, magari un buco nell'acqua comunque. Successivamente mi hanno spezzato un po' il cuore perché viene fuori che tutti stanno scommettendo sul fatto che Leonardo non finirà l'ultima cena. Come osate dire che Leonardo da Vinci non finisce le cose che inizia? Poverino, perché? Che malfidati che siete! C'era sempre un'ottima ragione per cui non ha finito le cose. Poi c'è un colloquio con Ludovico in cui il mio appunto è stato precisamente minchia che pesantezza, perché anche qua c'è questa atmosfera da gatto nero sulle spalle in cui Ludovico gli rinfaccia che non finisce le cose, che non ha fatto mai nulla. E a questo punto io mi chiedo, ma le opere d'arte che si sono viste nel montaggio iniziale allora non le ha fatte? Cioè me le hai fatte vedere così? Ok. Nonostante queste bacchettate, Ludovico in questa serie sembra vivere in funzione di quello che fa Leonardo, cioè non ha una vita politica
Tutto ciò che conta è quello che fa Leonardo. Infatti, quando Leonardo ha una sorta di meltdown e scappa nella campagna, è proprio Ludovico che lo recupera, cioè ha lasciato tutto, ha mollato tutto per andare a prendere Leonardo, giustificandola con: so che come tuo mecenate il tuo lavoro darà l'eternità anche a me. Quindi grazie, insomma, di tutta la fiducia che hai mostrato fino a questo momento. Poi ogni volta, sia in questo sceneggiato, sia in quello degli anni 70, in cui vedo i frati, i poverini, che mangiano nel refettorio mentre lui dipinge, mi fa da sempre tenerezza. Questi poveri frati che non riescono a fare un pasto decente per anni, perché c'è questo pazzoide geniale, sregolato, che gli sta dipingendo l'ultima cena in faccia, praticamente. E infine dobbiamo dire addio a Ludovico perché i francesi entrano in città e lui sparisce di scena, c'è cioè il famoso assedio della città di Milano in cui i soldati per gioco distruggono anche il modello del cavallo di Leonardo e quindi ma è una gioia, insomma, ma quello è vero anche nella realtà, non è colpa di Leonardo Jessica Fletcher in quel caso. L'altra cosa vera che è molto interessante è quella del fatto che il re di Francia, vedendo nella realtà storica si dice che addirittura lui stesso l'abbia detto in presenza, vedendo l'ultima cena dal vivo, fosse rimasto talmente folgorato che aveva chiesto se si poteva staccare l'ultima cena e portare a Parigi, gelando tutte le persone nella stanza. Era il 1499, pensate, già i francesi volevano prendersi le nostre cose, ma questa volta non ce l'hanno fatta. In compenso, poi, vabbè, qualche anno dopo si prenderanno proprio Leonardo, quindi il risarcimento ce l'avranno con gli interessi. Però l'ultima cena, per fortuna, non dovete subire questo tentativo di distruzione ed è ancora lì a Milano, dove è stata fatta. Comunque, il momento di odio gratuito verso i francesi ci sta sempre bene, un po' come una ciliegina sulla torta. Quindi Ludovico è uscito di scena in maniera ignominiosa. A Leonardo è cresciuta la barba perché abbiamo capito che è passato del tempo, ci ha messo anni e anni a realizzare l'ultima cena. E qua, in questa scena dell'assedio dei francesi, senza soluzione apparente di continuità se non esigenze di sceneggiatura, il suo amico Tommaso ha una crisi isterica, comincia a dirgli di tutto a Leonardo a caso. Come Caterina prima, anche Tommaso colpevolizza Leonardo del fatto che ci siano i francesi e boh, butta il microfono e se ne va. Ciao. Tommaso. Non è molto spiegabile questo sclero improvviso, a meno che non fosse geloso, nel senso che Leonardo andava con tutti e lui era quello che conosceva da più tempo, non se n'è mai fidato, quindi magari ci è rimasto un po' male, non lo so, non so dare altre motivazioni razionali alla cosa. Quindi non ha neanche finito di fare una cosa bella e di venire celebrato per essa, che di nuovo torna alla cappa di pesantezza. Tra l'altro, un elemento interessante che viene a collegamento dell'ultima cena è proprio per dare una sorta di pretesto all'opera stessa, è che Leonardo dice che il tradimento caratterizza tutta la sua vita. Il tradimento ovviamente è il soggetto principale del Cenacolo, però non c'è nessuna verità storica sul fatto che il tradimento sia stato un aspetto caratterizzante della vita di Leonardo. Non fu tradito dai suoi genitori, non fu tradito dai suoi compagni di bottega, non fu tradito dai suoi mecenati, quindi però ce la teniamo così, la impacchettiamo e ce la mettiamo in tasca. Archiviata l'ultima cena, cominciamo la carrellata dei cameo importanti perché innanzitutto incontriamo Lisa del Giocondo, colei che verrà ritratta come Monna Lisa. La regia, quando Leonardo e Lisa si incontrano, magari è stata una mia suggestione, ma indugia molto sull'inquadrare i rispettivi occhi, come a voler sottolineare anche la loro somiglianza, la loro comunanza d'animo, perché ricordiamo che per Leonardo gli occhi erano sempre lo specchio dell'anima. E questo minisecondo in cui Leonardo quasi sembra ravvisare un'affinità elettiva tra lui e Lisa sembra un accenno a tutte quelle teorie sul fatto che sia una sorta di sua proiezione junghiana al femminile, che sia una sorta di suo alter ego. Magari appunto non è così, però ho avuto l'impressione che la serie volesse un pelo accennare alla cosa, ecco, senza sviscerarla ulteriormente. Ci saranno una serie di cameo importanti da qui in poi, Cesare Borgia, Machiavelli, ma ce n'è uno
mascherato, vediamo un bel blocco di marmo gigantesco che viene offerto a Leonardo per lavorarci. Questo blocco di marmo altro non è che un cameo del David di Michelangelo, un po' più ciccione, ecco, un po' prima che arrivasse qualcuno a metterlo in forma. Leonardo però declina il lavoro su questo blocco perché, come sappiamo, appunto, non amava particolarmente la scultura su marmo, ma questo è il più importante aggancio a un aspetto che emergerà nei prossimi episodi, cioè l'incontro con Michelangelo e la rivalità anche tra i due a Firenze. Leonardo viene convocato da Cesare Borgia, deve lasciare Firenze in fretta e furia e vediamo che porta con sé il dipinto di Mona Lisa, di fatto non ultimato, lo vediamo ancora in fase di preparazione, e quindi questo a livello di storia giustifica in parte uno dei più grandi misteri legati a Leonardo, uno dei tanti, ovvero se la Mona Lisa era un ritratto che gli era stato commissionato per un ricco uomo di Firenze, perché non l'ha mai consegnato, perché se l'è tenuto, se l'è portato in Francia e l'ha avuto con sé fino alla morte. Qua diciamo che abbiamo la prima parte della risposta. Era un dipinto a cui teneva, ma non ha fatto in tempo a finirlo e quindi la scelta d'impulso è stata portarselo dietro per continuare a lavorarci. E qui veniamo appunto a Cesare Borgia, che sarà il secondo mecenate più importante di Leonardo e che lo assolda proprio come ingegnere, come lui avrebbe desiderato essere assoldato da Ludovico Sforza. Alla corte di Borgia abbiamo Niccolò Machiavelli, che è legato indissolubilmente alla personalità di Cesare Borgia per aver scritto poi Il Principe, un trattato che teorizzava proprio, come diremmo oggi, il comportamento vincente di un vero leader che possa unificare l'Italia, e è risaputo che il suo modello reale fosse proprio Borgia. Qua fanno vedere che ha una sorta di avversità-ammirazione per lui. E questi due personaggi sono sempre condannati ad avere un certo ruolo quando appaiono nella fiction. Borgia è sempre una sorta di cattivo, a volte quasi psicopatico, il più delle volte spietato, proprio come il vero Machiavelli l'aveva ritratto nel Principe, e Machiavelli è destinato sempre a fare il ruolo del doppio giochista, è proprio connaturato ormai alla sua persona. Quando viene tirato in ballo nei romanzi o nei film, sta sempre facendo il doppio gioco per qualcuno. Tutti e due manipoleranno Leonardo. Nel frattempo vediamo Leonardo che viene messo a fare la mappatura del Tom Tom, cioè a un certo punto si vede questa scena in cui lui e Salai, che è l'unico dei suoi allievi che lo segue fedelmente ovunque vada, stanno mappando insieme la città di Imola, e Leonardo esprime il desiderio di poter osservare la città dal punto di vista degli uccelli, e insomma, era da un po' che nella serie non c'era un dialogo sul volo degli uccelli, ce lo dovevano mettere per forza, se no ci mancava il respiro. Salai in questi due episodi ha un po' l'utilità di un soprammobile, ecco, diciamo quel livello di presenza scenica, però quantomeno fanno vedere che nonostante il suo carattere un po' indisciplinato resta accanto a Leonardo molto fedelmente, è chiaramente una sorta di compagno di vita nella storia, ha dei capelli sempre più improbabili mano a mano che va avanti la storia, che vorrebbero riprodurre un po' l'aspetto di Salai nei dipinti leonardeschi, però quantomeno lo aiuta nel ritrovamento dei pigmenti, lo sopporta in tutte le sue mattane, quando Leonardo decide che ha sbagliato tutto nel dipingere il soffitto dell'ultima cena e vuole spostarlo, quando deve fare questa mappatura della città, lui lo segue sempre, a differenza di Tommaso, che a un certo punto va per la sua strada. Devo rimangiarmi quanto detto nel video precedente, perché qua Leonardo sembra quantomeno di più un genio, sarà che ormai ha raggiunto uno status di fama, come era a quest'età, più o meno dopo i 40 la fama di Leonardo comincia a essere consolidata e ha più un'aria da saggio posato che gli si confà, diciamo, un po' meno lo sfigatone che era da giovane in questa storia, e comincia ad allinearsi di più all'idea del grande genio che bene o male immaginiamo sia stato. Borgia gli chiede di
deviare un fiume per lui e poi alza sempre di più la posta nel momento in cui si rende conto della straordinarietà di quest'uomo. E questo è vero, Leonardo per un certo momento diventa quasi un jolly della corte di Borgia, il che è anche strano perché comunque un personaggio che era così fondamentalmente pacifista, accanto a una figura del genere, presumibilmente doveva aver vissuto un minimo di conflitto, se non morale, ideologico, quantomeno. Qua lo fanno vedere ancora più spinto perché Borgia arriva addirittura a ricattarlo quando Leonardo se la vorrebbe telare a Firenze, glielo impedisce quasi con la forza e a un certo punto arriva a dirgli: ti lascerò andare solo se mi realizzerai una macchina che possa uccidere 100 persone alla volta. In generale sembra tutto scritto meglio improvvisamente, non so se è perché comunque gli autori anglosassoni continuano a essere molto ferrati sui Borgia, proprio come deformazione. Però qua ci sono anche dei dialoghi belli, tutto sommato, cioè funzionano, hanno un loro pathos, soprattutto quelli che coinvolgono questo terzetto, Leonardo, Machiavelli e Cesare stesso. L'idea del ricatto per mandare Leonardo a casa l'ho trovata figa, non male. Leonardo viene salvato per il rotto della cuffia dal suo cavaliere, ovvero Caterina, perché Leonardo è la damigella in pericolo e il cavaliere in soccorso è chiaramente Caterina, che va dal padre di Leonardo per perorare la sua causa e convincerlo a pagare una sorta di riscatto. E alla fine della fiera Leonardo e Caterina si rincontrano e si rappacificano. Bene, eravamo in pena per questa cosa, adesso sono di nuovo a Firenze e sono di nuovo best friends, siamo tutti più sereni. E poi c'è il grande colpo di scena, Leonardo se ne va. E Caterina chiama suo figlio, che nel frattempo è cresciuto, ha già 6 o 7 anni, c'è stato un salto temporale incredibile rispetto a quando era solo incinta, e lo chiama Francesco. Ora, io come reazione istintiva, poco prima che lo dicesse, mi aspettavo che dicesse Francesco. E quindi mi ha fatto un po' effetto perché io, quando mi aspettavo quel nome, già mi ero fatta un castello in aria, ovvero pensavo a Francesco Melzi. Francesco Melzi è stato il secondo allievo più importante nella vita di Leonardo da Vinci dopo Salai. Mentre il rapporto con Salai è stato sempre conflittuale nella storia, ricordiamo che appunto nella storia inizialmente anche il rapporto con Salai era filiale in un certo senso, quello con Francesco Melzi è stato invece fin da subito molto stretto. Leonardo lo adotta quando ha 15 anni e Francesco Melzi, a differenza dell'altro, rimarrà accanto a Leonardo fino alla fine e sarà il suo erede, colui che erediterà tutto il patrimonio di opere e di codici. Sarà colui che finché sarà in vita conserverà gli scritti leonardeschi, tra l'altro permettendo indirettamente che arrivino fino a noi. Del Francesco Melzi storico si sa che era figlio di un conte, infatti ha un cognome, Melzi, e del suo legame con Leonardo da Vinci, il fatto che a tutti gli effetti Leonardo lo adotta e lo porta con sé. Per cui mi sono fatta l'idea che nella finzione scenica della serie, siccome della mamma di Francesco si sa meno, vogliano far sì che Caterina sia la madre di Francesco e che il motivo per cui il ragazzino poi finirà adottato da Leonardo sia proprio per la morte di Caterina. È stato strano perché mi sono ritrovata a fare una sorta di fan theory su un evento storico, cioè ho pensato quel personaggio lì che comunque a un certo punto dovrebbe arrivare nella vita di Leonardo, potrebbe essere stato agganciato alla narrativa immaginaria e fittizia in questo modo e in un modo che tutto sommato non è neanche stupido. Insomma, al di là del fatto che il personaggio originale di Caterina piaccia o non piaccia, nel momento in cui me la propini, se le dai un senso, mi fa solo che piacere. Quindi ecco, le teorie, dicevo prima, sono che no, padre Leonardo biologico, ma o è Ludovico Sforza che ha avuto una notte con Caterina da cui è scaturito questo concepimento e Caterina l'ha chiamato Francesco in onore del padre di Ludovico, non saprei perché questa affezione particolare, però pazienza, o di Bernardo, il suo amante storico, oppure di questo tal Melzi che potrebbe essere un personaggio con cui Caterina ha intrecciato una relazione nel frattempo, mentre non l'abbiamo vista.
e ce lo racconteranno magari in un flashback. A questo punto mi viene anche da ipotizzare che questo Melzi possa essere il vero responsabile dell'omicidio di Caterina, nel senso che uno potrebbe immaginare che magari, essendo un nobile, non volesse far sapere della sua storia con questa donna, o fosse geloso del rapporto tra lei e Leonardo, non lo so, vedremo cosa si inventeranno. Il fatto che abbiano dato così enfasi al momento in cui lei lo chiama Francesco, mi ha dato l'idea che la regia proprio insistesse sul sottolineare il nome, a me fa pensare proprio che il bimbo sia Francesco Melzi, in virtù dell'importanza del personaggio nella vita di Leonardo. Non avrebbe avuto altro motivo questa enfasi, secondo me, ma magari mi sbaglio completamente. Negli intermezzi dei flash forward si vede che il detective Stefano va a vedere l'ultima cena e si commuove e sembra sempre più persuaso che Leonardo sia innocente. A questo punto mi verrebbe da pensare che lo sia, tutto sommato, ripeto, a meno di colpi di scena dell'ultimo secondo. In generale, però, questa serie fa molto uso, secondo me, del foreshadowing, del mettere piccoli agganci che possano fare da avvisaglia a quello che sarà in un secondo momento. Anche su fatti noti, per esempio, quando nel terzo episodio Leonardo incontra l'attore francese e lui gli dice: "Vieni con me in Francia", è un chiaro foreshadowing del fatto che Leonardo finirà la sua vita in Francia. Era un chiaro porgere la narrazione da quella parte. Quindi mi viene da pensare che appunto anche il travestimento di Caterina da Cleopatra possa avere un senso e essere legato alla sua morte. L'apparizione di questo bambino potrebbe essere appunto foreshadowing della sua identità e anche l'apparizione del blocco di marmo, appunto. Nel promo dei prossimi episodi vediamo che ci sarà il fatidico incontro tra Leonardo e Michelangelo, in cui, visto il tono della serie, mi aspetto, non so, una gara di freestyle rap, perché sembrava proprio l'incontro tra Leonardo e il bulletto della scuola con i suoi complici. Sembra quasi che Michelangelo sia una sorta di Draco Malfoy improvvisamente qua. È tutto bellissimo. Tra l'altro io ne sono particolarmente contenta perché magari qualcuno l'avrà già visto se è passato di qua, ma io mi ero divertita a fare un intero video dedicato alla rivalità tra Leonardo e Michelangelo un po' di tempo fa, ve lo linko magari alla fine. E quindi vedere che è stato dato respiro alla questione, insomma, mi fa solo che contenta. E quindi niente, basta così. Io vi mando un grosso nacio. Per tutte le questioni ulteriori, perché ce ne sarebbe da dire a iosa, non abbiamo parlato di Luca Pacioli, non abbiamo parlato di un sacco di cose, potete sempre intervenire nei commenti. Io appunto vi rimando un grosso nacio e ho capito qual è la lettura di questo Leonardo? È chiaramente un prequel del Leonardo del film Non ci resta che piangere, con Benigni e Troisi. Sì, secondo me è quel Leonardo lì da giovane.